Ecco, dal luogo dell'incarnazione del Figlio di Dio, vogliamo ancora meditare sulla donna, ma soprattutto sulla donna che è Maria, la nuova Eva. E vogliamo meditare Maria come la donna coraggiosa. E su questo punto vorrei sottolineare queste due parole: non temere. Subito ci richiama il Vangelo: non temere, Maria. Ecco, nel luogo dell'incarnazione del Figlio di Dio, non temere, Maria, perché quello che sarà generato in te è opera dello Spirito Santo. Maria si trasforma così in una madre coraggiosa, in una madre che non ha avuto paura di quello che stava accadendo, ma ha avuto fiducia. Fiducia in colui che l'ha chiamata, fiducia in colui che l'ha preservata, ma soprattutto fiducia in colui che ha chiesto a lei di partecipare nel progetto di salvezza per l'uomo e per il mondo. Ed ecco come donna coraggiosa. Vorrei anche che insieme meditiamo sulle paure. Io credo che Maria abbia pensato alle paure del suo tempo, per esempio non essere capita. La paura anche della cattiveria dell'uomo del suo tempo. La paura davanti al progetto di Dio di non farcela. Però davanti a questa paura c'è stata una parola che lo sorpassa tutto: obbedienza, fiducia, speranza. Queste tre cose hanno fatto sì che Maria, come donna gloriosa e gioiosa, potesse superare questa paura. E superando questa paura la possiamo chiamare madre coraggiosa, donna coraggiosa. E allora è da riflettere oggi se Maria è la donna proprio giusta per aiutare l'uomo a superare le proprie paure. È la donna che aiuta me a superare le mie paure, che aiuta te, che aiuta tutti noi. Perché? Perché la donna che ha messo la sua fiducia, la sua speranza e il suo progetto nel progetto di Dio. Ha creduto, non ha domandato, pertanto non ha dubitato, perché la fiducia, la speranza nel suo Signore era tutto nella sua vita, nella propria vita. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Assalamu ya Hanuna ya